Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al Linux Day. Come Galch vi do, anzi veramente come Galch dovrebbe darlo la nostra coordinatrice, io vi do il benvenuto come università, anche se ho la maglietta del Galch, diciamo, ho anche la giacca da professore universitario là a fianco, però assolutamente oggi sono in veste Galch. Passo direttamente la parola alla coordinatrice del Galch, Romina Lubina, che vi farà la presentazione e vi manderà anche, porterà anche i saluti come Galch. Ok, allora intanto grazie a tutti per essere qui, sicuramente la riuscita di questo evento è legata alla vostra presenza e al fatto che riusciamo in qualche modo a catturare l'attenzione di un certo numero di persone. Allora, cos'è il Galch? Io sono il coordinatore del Galch assieme a Giulio Concas che mi dà un supporto ed è il mio vice coordinatore del Galch, in realtà poi ci scambiamo i ruoli spesso e volentieri. Nel nostro sito trovate tutte le informazioni relative alla nostra attività, se volete visitarlo e vedere di cosa ci occupiamo normalmente, insomma ci occupiamo di Linux e di tutto quello che ha a che vedere con col software libero. Prevalentemente il nostro punto di incontro è la rete attraverso le mailing list, esistono le principali mailing list istituzionali che sono queste che vedete sulle slide, andate a vedere il nostro statuto e il nostro regolamento e se vi interessa far parte del nostro gruppo saremo ben lieti di accettare la vostra iscrizione, per cui fatevi avanti, iscrivetevi al nostro gruppo e dateci una mano nella nostra attività. Cos'è il Galch? È un gruppo di appassionati Linux, un gruppo di utenti, e utenti va sottolineato perché significa che ci sono persone che conoscono molto bene il sistema operativo Linux, ma ci sono anche semplici utilizzatori, per cui non necessariamente troverete esclusivamente esperti, ma trovate di tutto e più di tutto. Quindi questo è il primo articolo, è stato fondato nel 1996 da un gruppo di studenti universitari, tra di noi stamattina vedrete appunto Marco Marongiu che è uno dei fondatori del nostro gruppo e che è presente all'interno della manifestazione. Allora, gli scopi del gruppo, e queste sono le parti che più ci piacciono, perché comunque il nostro scopo è quello di raccontarci le nostre esperienze e voi oggi, durante la giornata di oggi, vedrete tutta una serie di persone che vengono qua a raccontarvi quello che hanno fatto, vengono a raccontarci insomma le loro esperienze sul sistema operativo Linux, ma non solo, insomma, parleremo anche di altre cose. Allora, il programma c'è Linux all'Opera, azienda, scuola e ricerca che si svolge durante tutta la giornata, quindi dalle 8 alle 13 e poi dalle 15 in poi, che è l'aula B1 al primo piano. Poi c'è Benvenuto su Linux, che è invece la traccia di questa mattina in quest'aula, e poi Advanced Linux, che invece è un po' più dedicato ad esperti Linux, o comunque parleranno persone che approfondiranno alcuni temi piuttosto che altri. Fra l'altro, siamo molto in anticipo. Fra l'altro ci sarà anche un evento collocato che sarà gestito e che sarà, si svolge appunto nella nostra aula magna, nell'aula magna dell'Università della Facoltà di Ingegneria, ed è un evento dedicato all'open data e alla pubblica amministrazione. È un evento che viene curato, che è stato curato e organizzato appunto da Giulio Concas ed è dalle 11 alle 13. Dunque, per quanto riguarda gli attestati di partecipazione, alcuni dei vostri docenti ci hanno già contattato, per cui avrete l'opportunità stamattina, a fine mattinata, alcuni di voi, di ritirare l'attestato di partecipazione. Per tutte le persone che invece non ci hanno ancora contattato, non hanno avuto l'opportunità di farlo e comunque hanno bisogno dell'attestato di partecipazione, quando uscite da qui alla segreteria lasciate il vostro nome e cognome, un vostro recapito e ve lo recapitiamo via mail o via posta elettronica o via posta se preferite, insomma come decidete voi e come preferite organizzarvi. Allora, gli sponsor, abbiamo alcuni sponsor, comunque alcuni enti che in qualche modo ci supportano in tutti questi eventi.
L'università, come vedete, il DIE è la nostra, ormai la nostra casa, la nostra sede, il posto che ci ospita da diverso tempo e che ovviamente dobbiamo ringraziare sia per gli ambienti che ovviamente adatti e idonei a questo tipo di manifestazione, ma anche al fatto che comunque ci mette a disposizione le locazioni, le aule per rendere possibile questo evento. Ci sono varie aziende come Floss Lab che ci supportano tutti gli anni in questo evento. Unica Radio, che vedete qua sulla nostra sinistra, che comunque ci dà la possibilità di fare e di avere anche l'evento streaming e quindi di visualizzare questo evento anche online in rete, per cui per tutte le persone che stamattina non sono potute venire qui e non sono presenti possono tranquillamente vederlo in streaming. Fra l'altro gli eventi vengono registrati, per cui se volete rivederne qualcuno e se trovate in qualcuno degli eventi un evento interessante che volete rivisualizzare, approfondire o altro, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane comunque verrà registrato e verrà rimandato attraverso i canali di internet. Allora, che dirvi? Vi ringrazio appunto per la vostra presenza, perché la vostra presenza ci fa sentire importanti e ci fa capire quanto comunque questo evento sia un evento che va fatto tutti gli anni, va ripetuto, ci riproponiamo di essere qua nuovamente anche l'anno prossimo. Vi chiedo la vostra collaborazione, cercate in qualche modo di non darci una mano a non disturbare chi vuole seguire l'evento, per cui chi magari non fosse particolarmente interessato o vi spostate un attimo fuori e state un attimo fuori a chiacchierare con i colleghi o altro, comunque dateci una mano a far sì che l'evento venga fatto tranquillamente e serenamente senza dover in qualche modo intervenire a tranquillizzare gli animi più vivaci delle vostre classi. Ricordatevi che appunto l'evento viene trasmesso in streaming, per cui in questo momento siamo in diretta, per cui dall'altra parte immagino ci sia qualcuno che ci stia ascoltando e che ci stia seguendo. Il programma non so se lo avete già visto tutti quanti, comunque ci sono delle brochure fuori che vi danno l'opportunità di vederlo e di vedere cosa c'è appunto durante la giornata e quali sono i talk che verranno svolti sia durante la mattinata che durante il pomeriggio. Niente, questo è tutto quello che volevo raccontarvi. I prossimi talk saranno uno qua con il professor Concas, che appunto ci racconta cos'è il software libero, mentre nell'altra aula chi volesse seguire l'altro talk di Marco Marongiu è su, per cui il tempo insomma di spostarci senza fare troppa confusione magari negli ambiti o altro, chi volesse seguire il talk di su può tranquillamente spostarsi su. Vi auguro una buona giornata e per qualunque cosa noi siamo qua. Ragazzi, giusto un paio di indicazioni sulla giornata. Qui a fianco c'è l'Install Fest e l'Install Corner, che sarà attivo tutto il giorno. Se volete provare a portare un vostro PC per installarci Linux, ci sono un paio di persone a cui potete affidare tranquillamente. Vi backupano prima i dati, state tranquilli, e vi lasciano la vostra installazione Windows, però se volete provare a installarlo c'è là, o se volete solo provarlo. C'è proprio in questa stanza dietro le macchinette del caffè e delle bibite, quindi potete andare tranquillamente lì. Poi altre notizie di servizio, adesso vi metto direttamente il programma. Quindi questo è il sito di Linux Day, trovate anche il link al sito del GALC, qui troverete poi anche tutte le slide degli interventi che le mettiamo, quindi se volete ritrovare qualcosa le trovate tranquillamente qua. Qui trovate il programma, qui la diretta video. Quindi se volete dire ai vostri amici se vi vogliono vedere sullo streaming video, ci siete. Eccoci qua. No, era meglio la precedente di inquadratura. Regia cambiata, rinvertite. Ok, poi questo è il programma, quindi abbiamo detto questa che si tiene in B0 è la traccia Benvenuti su Linux, per noi è un pochino la traccia di divulgazione, cioè l'idea di che alla base Linux Day è quella di far conoscere Linux, poi può piacere o non piacere, ma almeno sapere che esiste e poter fare
valutare se può essere una soluzione. Io dico sempre che in informatica, come in tutte le cose, non esiste una soluzione ottima per tutto, altrimenti solo scemi userebbero l'altra, ma esiste una cosa che va bene a uno e va bene a un'altra e va bene a un altro. Quindi stamattina in quest'aula proseguiremo, io con l'introduzione al software libero, poi Paolo e Tamara andranno su Linux, non solo Ubuntu, per vedere un pochino, poi videogiochi e Linux, perché il buon Comics, Alessandro Comino, è un appassionato di videogames e vi dimostrerà che con Linux funzionano perfettamente, anzi ce ne sono molti carini e anche gratis. Poi il tuo lavoro di domani comincia oggi, un pochino vi racconterà Bronto Marco Marongiu, che è uno dei fondatori, l'esperienza di molti ragazzi qua dentro che praticamente, conoscendo Linux e il software libero in genere, hanno avuto l'opportunità di presentarsi sul mercato e andare a lavorare. Vi dico, Tiscali, prima di Levide Online, ha avuto la grande fortuna che in Sardegna Linux era molto diffuso e ha trovato sistemisti che sapevano lavorare su Unix già formati, ma gente che sarà formata sulla propria pelle. Poi abbiamo Linux all'opera, che è la traccia parallela un pochino più tecnica, okay. Quindi un pochino come si programma, c'è un centralino, le app e così via. Poi questo pomeriggio, per i tossici, se vi siete divertiti, se volete sentire le cose un pochino più particolari, pomeriggio, siccome siamo stanchi, c'è meno gente, cominciamo a parlare di quelle cose noiose, estremamente tecniche, però vabbè. Direi ci divertiamo, però ormai io non riesco più a stargli dietro perché l'età un pochino avanzata mi porta a non riuscire più a seguirli. E poi, diciamo, per discutere anche di openness in genere, non solo di Linux, ma del concetto di open data. Cioè il concetto di openness è un concetto che è basato sulla condivisione. E per discutere di quello, stamattina dalle 11 all'una abbiamo invitato un pochino di persone di Tiscali, che si occupa di motori di ricerca di Tiscali, vice sindaco di Cagliari, il rappresentante del centro Nexa che studia, fra l'altro delle persone che si occupano di start-up, come l'open source e questi open data possono servire per aprire un'azienda con minor costo, cosa di cui fra l'altro comincerò a parlare anch'io. E poi insomma, un pochino di esperienza, un'occasione per chiacchierare, discutere, e si terrà in Aula Magna delle 11. Quindi, conclusa questa introduzione, per chi vuol passare al Linux all'opera è alla stanza di sopra. Marco dovrebbe partire fra pochissimo, altrimenti dopo vi tocco io.